Bella a tutti ragazzi, sono Randoshock e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere dal titolo, questa sarà una recensione di un videogioco molto bello a mio parere, che è Watch Dog. Ho messo queste immagini iniziali per non perdere tempo sul video, visto che dura poco e non abbiamo molte informazioni su codesto gioco. Allora, cosa devo dirvi? Intanto sarà disponibile solo per Microsoft Windows, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One. Perché voi Wii non lo direte? Vi spiego subito. Dovevano pubblicarlo per Wii, non ricordo quando ora, insieme alla pubblicazione per le varie console, per le altre console. Questo però è stata posticipata, uscirà nel corso dell'anno per aggiornare al meglio il gioco. Allora, Watch Dog intanto è stato creato dalla Ubisoft, se non vi è nota sono quelli che hanno creato, che hanno sviluppato il Far Cry. Quindi non c'è niente da dire, direi subito di partire con il video. Allora, ok, come potete vedere è iniziato subito il video. La trama, in poche parole, ci troviamo a Chicago, diciamo che non vorrei dire futuro perché comunque è una parola grossa, ma siamo abbastanza dove la tecnologia ha fatto il suo corso. Infatti la città, oppure come volete chiamarle, la vicenda, ecco, gira attorno a Aiden Peirce, una cosa del genere, che era un precedente hacker ed era anche un ladro. Usa la tecnologia per ottenere la sua vendetta. Vi spiego subito. Hanno ucciso, non ricordo se precisamente se è la moglie oppure la figlia, non so, però l'hanno uccisa, una di questi due personaggi, e lui ha giurato vendetta su colui che l'ha uccisa. È la morte della famiglia, ecco, mi sono ricordato. Quindi decide di scovare i colpevoli e di farsi vendetta da solo. Allora, come personali principali, sì, me li sono segnati, abbiamo Aiden Prince, che è, diciamo, il principale protagonista. In poche parole è un hacker, come già detto. È vittima di una strage familiare, quindi niente, ha deciso di farsi vendetta da solo. Poi abbiamo Clara Lil, che è attraente e pericolosa, quindi ci stanno anche vari antagonisti. Quindi poi abbiamo Jordi Chin, che credo sia un amico. Poi abbiamo T-Bone Grady, che comunque è anche amico di, anzi più che un amico, è un collega di Pierce, è un hacker anche lui, nato come saldatore però. Poi abbiamo Anthony Weed, che è un militare, un militare dell'Iraq, è un ex specialista. E poi abbiamo il principale antagonista, che è Dermot Lucky Quinn. Questi sono i personaggi. Cosa dirvi? Parliamo un attimo delle armi o delle cose che ha a disposizione. Come cazzo si chiama? Aiden Peirce. Allora, gli viene donato, ecco, da credo una ragazza, non vorrei dire una cazzata, però credo sia Clara, un cellulare con il quale potrà entrare nei sistemi di tutta la città, quali telecamere, luci, sicurezze, tutto, e potrà controllare la città. Quindi in questo telefonino ha il destino della città, quindi se lui decide di far venire un blackout, il blackout va, quindi cioè così. Ovviamente è un PEGI 18, ma chi cazzo se ne frega. Come vi dovrò dire, allora, intanto ci sono delle varie edizioni speciali che adesso elencarle è un po', andiamo un po' sulle lunghe, però volevo dirvi cosa, mi sono scordato proprio, non mi sta venendo in mente ora cosa devo dirvi.
No, mi sono completamente scordato. Quindi, niente, ragazzi. Ah, sì, ecco, mi sono ricordato. Allora, se alcune informazioni rilasciate dalla Ubisoft hanno detto che potrà cambiare radicalmente fino all'uscita, però non credo questa sia una cazzata, perché comunque mancano 5 giorni, oggi è 22, non so quanto possano cambiare in 5 giorni le vicende di una storia, di un gioco intero. Quindi, se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like. Se vi è stato utile, lasciate anche un commento. Se non vi è piaciuto, lasciate anche un dislike con la motivazione in modo da migliorare i miei video. Iscrivetevi se non l'avete già fatto in modo da non perdervi gli episodi successivi. RandoShock vi saluta, bella ragazzi.